Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora finalmente un video outfit. Sarà passato più di un anno dall'ultimo video outfit, ma ogni volta che avevo qualcosa di carino da mostrarvi, praticamente quest'estate ho avuto uno sfogo esagerato di herpes. Quest'inverno non ho avuto molta fantasia nel vestirmi, quindi praticamente dall'ultimo video outfit sarà passato più di un anno o quasi un anno, non mi ricordo. Allora, è settembre, l'estate sta agli sgoccioli, ma io ho ancora voglia di colore e di estate, sia per quanto riguarda l'abbigliamento, il trucco, gli accessori, le unghie. Oggi comunque sono in total verde, total green. Come stavo dicendo, è sabato sera, sto per uscire e mi sono preparata per poter uscire. Parto subito da farvi vedere come ho sistemato il mio viso. Allora, il trucco è sui toni del verde, ha una base abbastanza compatta, non tantissimo. Ho enfatizzato quel goccino di abbronzatura che mi è rimasto da qualche settimana a questa parte, non sto più uscendo ad andare a mare. Anzi no, settimana scorsa sono riuscita ad andare a mare il sabato, comunque ormai sta proprio agli sgoccioli questa abbronzatura, quindi l'ho enfatizzata con un po' di terra abbronzante. Invece sulle braccia e sulle gambe ho messo un olietto della Evrochet che enfatizza un po' quel po' di abbronzatura che mi è rimasta. Per quanto riguarda gli occhi, come stavo dicendo, ho del verde chiaro sulla palpebra e una sfumatura verde scura nella piega. Ho contornato la parte di sotto con una matita verde tipo il vestito, quindi un verde non troppo brillante ma che mi aiutasse a definire la parte di sotto, e poi abbondantissimo mascara, sopracciglia definitissime e labbra glossate, anche se questo gloss dura praticamente 3 secondi. Per quanto riguarda gli accessori, ho raccolto i capelli con un cerchietto con un fiorellino sul verde. Al collo ho messo questo ciondolo, praticamente una giostina, non so se si riesce a vedere, con i cavallini, allo sfondo verde e c'è anche del giallo. Su questo braccio ho due braccialini rigidi in verde con dettagli oro, va bene, due braccialini, di cui uno ha il ciondolo a cuore e l'altro invece al ciondolo mezzo cuore, e questo orologio della Furla con cinturino in, dovrebbe essere copelle questo, in verde tipo, non so più descrivere i colori, verde oliva più o meno. Il quadrante è un giallo molto senape, il quadrante è rettangolare, non so se si vede all'interno. Ci sono dei brillantini glitterozzi, non so cosa siano, non credo diamantini, ma forse più che altro brillantini, mi sto anche accecando. Poi vabbè, ho la mia fedina e le mani le ho tinte di verde. Sì, oggi sono, non so come darò il titolo a questo video, ma mi sento molto green. Mi piace il verde come colore, non è tra i miei colori preferiti, però è anche uno dei colori importanti della mia camera, la mia e mia sorella. Io amo tantissimo il rosa, mia sorella il verde, quindi questa camera, a parte il bianco, ha pop verdi e pop di colore rosa. Comunque il verde mi piace abbastanza, è tra i miei colori preferiti. Il vestito nella parte superiore è fatto così, abbastanza morbido, ha le spalline larghe, ha questo scollo, come stavo dicendo, molto morbido. Poi praticamente giù è una casacchina larga, molto comoda, questa è in seta, fu un regalo di mia zia. Assomiglia molto come stile a un altro vestitino, però più autunnale e o primaverile, di cui anche ho fatto il video outfit, magari ve lo lascio nelle informazioni. Comunque è così, una casacchina morbida che non segna nessun punto vita né niente, praticamente solo leggermente il seno, ma non più di tanto. Lo segna perché dopo il voilan del, scusate queste luci, ma è il meglio che riesco a fare in questo momento. Comunque sotto al voilan parte il taglio del vestito e quindi enfatizza leggermente il seno, ma non più di tanto.
Il vestito sotto ha una specie di sottovestina dello stesso colore, di cui la banda finale è in pizzo elastico, è praticamente dello stesso colore del vestito. Sotto non so quanto si riesce a vedere, aspettate che faccio l'equilibrista. Ho messo dei leggings calza color argento, perché ovviamente è settembre, non fa più tantissimo caldo e devo coprirmi leggermente le gambe. Per lo stesso motivo, perché è settembre, eccetera, porterò con me questo coprispalla lungo, spolverino, non so come chiamarlo, nero, che è molto molto leggero, ma se dovessi, non so, passare in una stradina un pochino più ventilata rispetto a dove ero prima, mi posso così coprire anche con questo piccolo spolverino, che è veramente di una leggerezza assurda. Qua sotto, nota colorata, c'è Amelie che ha visto che ho messo le scarpe, e lei sa che quando metto le scarpe è ora di andare a fare la peggiata, e quindi mi sta gironzolando intorno. Prima o poi vedrete una mia caduta rovinosa a terra, perché ho già le zeppe, il cane che mi passa tra le gambe, ci facciamo male. Comunque, quindi così è con lo spolverino. E la borsa di oggi sarà questa borsa molto piccola, con i manici lunghi. Non ve l'ho ancora mostrata in un video, sì, era il cane, in un video acquisti, perché è un acquisto recente, però prossimamente farò il video e ve la farò vedere nei dettagli. Comunque piccolina, ha i manici bianchi ed è bianca anche qua con questa fibbia, poi è tutta un patchwork, ci sono degli azzurri, dei verdi, dei grigi, arancione, viola, un po' di tanti colori, ed è comoda sia da portare così a spalla. A gomito non mi fa impazzire, ma anche se ha il manico lungo, non si vede, non mi ci vedo più, comunque è comoda e carina anche da portare a mano. Però io di solito preferisco portarla così, a spalla. Allora, insieme a Amelie vi faccio vedere le scarpe di stasera, che sono queste belle zeppe molto alte, queste sono di Bata. Hanno un plateau e un tacco molto alto, questi saranno 14 cm su per giù, e anche qua il rialzo è molto alto, con questa fantasia un po', non so, maya, mi ricorda, non so perché. La punta invece è fatta così, è intrecciata sulle dita dei piedi. Amelie, ma così diventa complicato, E comunque alla caviglia ha il nastrino, altrimenti faccio una brutta fine. Sì, ho capito, stiamo andando. E da notare che ho smaltato di verde anche le unghie dei piedi. Sì, sì, questo qua è proprio un outfit total green con la mia gocciolina nera. Ciao, gocciolina nera! Spero che questo video, anzi, questo outfit vi sia piaciuto, oppure che vi possa essere utile in qualche modo. Comunque per i leggings ero un attimo indecisa, non riuscivo a decidermi se ne volevo uno sul nero, un paio nero, oppure queste grigie poi che ho messo alla fine. Il nero sì, andavano bene con lo spolverino, ma mi sembravano troppo autunnale e io non ho ancora voglia di passare con il cervello all'autunno, sono ancora in modalità summer. Comunque, ribadisco, spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo e comunque che vi abbia tenuto compagnia per qualche minuto. Io vi mando un grosso bacio, per Milano mi muovete. Un bacione anche dalla piccola Mili, non mi levare il fondotinta. Noi andiamo a fare la pipì. Dobbiamo fare la pipì? Sì, dobbiamo andare a fare la pipì. E comunque un bacione. Là, il bacione, là. Uomini, lì là. Manda un bacino là. Là, là. E in gamba.